Buonasera, benvenuti ancora ad un grandissimo appuntamento con Socialosa. Questa sera veramente un grande appuntamento. Ospite della diretta è senza dubbio uno dei più grandi giocatori italiani degli ultimi 20 anni, Nando Gentile. Benvenuto, Nando. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao, Con noi ci sono Paolo e Mario. buonasera. Grande intendevi lui e Mario, io sono un po' più piccolo, però grandi nelle dimensioni. Grandi, no, grande intendevo adesso, ho presentato solo Nando, poi sicuramente. Grande Mario e piccolo Paolo. Grazie Nando di essere qui. Come io dico grazie perché Nando lo considero veramente un amico di famiglia, mille motivi e per mille modi è sempre stato vicino a me e alla mia famiglia e ogni volta gli amici quando alzi il telefono, anche se non lo senti da tanto, ti rispondono sempre ci sono e questo mi fa piacere. Siccome Socialosa è la mia nuova famiglia, non vedevo l'ora di farti incontrare dei vecchi amici. Qualcuno lo conosci già, perché qualcuno era un lungo che giocavi contro, quindi Sì, lascio poi a lui salutare. Marione, sì. Come no? No, lui giocava. No, noi ci conosciamo abbiamo ricordato prima, penso 82-83, quando a Messina abbiamo fatto delle finali giovanili e lui e suo fratello giocavano guardia, uno a sinistra e uno a destra. Noi non li conoscevamo affatto perché una volta non c'erano tutti internet e le comunicazioni che ci sono oggi. Dovevamo giocare contro Caserta, va bene, giochiamo contro Caserta. I fratelli Gentili da sinistra a destra hanno massacrato il canestro da distanza siderale. Il tiro a 3 punti non c'era ancora, ma noi abbiamo perso perché la famiglia Gentile ci ha Bei affondato. tempi, Marione, bei tempi, mamma, bei tempi. Bene, questa sera vorremmo parlare con Nando, in particolare di quello che può essere il rapporto di un genitore con i figli e comunque di una persona che ha vissuto tanto nel settore del basket giovanile e quindi che conosce molto bene l'ambiente e che potrebbe darci qualche suggerimento, dare qualche suggerimento ai nostri genitori su questi appunto aspetti di rapporti con i figli. Però prima di parlare del rapporto dei genitori figli, quindi di trattare Nando come genitore, dobbiamo sicuramente parlare di Nando come campione, come abbiamo detto, uno dei più grandi giocatori italiani. Non possiamo ovviamente toccare tutte le sue vittorie, ma mi piace anche per la mia come tifoso di Milano ricordarlo sia come vincitore dello scudetto con Caserta, quello forse. Adesso non lo so, glielo chiediamo, forse quello a cui lui è più legato, e poi anche lo scudetto a Milano. Quindi questi due avversari storici che erano uno rappresentato da Caserta con Nando e Vincenzino Esposito, e quindi sconfitta Milano, una sconfitta storica. Dall'altra parte poi Nando torna a Milano e vince lo scudetto anche con Milano, quindi un po' questo amore e odio delle due squadre. Sì, non è stato veramente facile perché sono stato sempre il nemico numero uno di Milano, perché chiaramente giocando a Caserta prima del 91 ci sono state ancora due finali perse contro Milano, uno si giocava al vecchio Palalido, uno a Palatrussardi, quindi è una storia lunga 10 anni, che poi è finita con la vittoria del 91, anche meritatamente, perché poi alla fine l'abbiamo meritata, anche se Milano aveva fatto un grandissimo campionato. Poi dopo torno a Milano via Trieste, perché io poi sono andato via da Caserta dopo 2 anni e nel 93 sono stato a Trieste e poi Trieste Stefanel comprò l'Olimpia Milano e diciamo non è stato facile perché poi dopo dall'Olimpia Milano andarono via i vari Georgievich, andarono via D'Antoni che c'era come allenatore, andarono via i Pittis, andarono via Antonello Riva. Infatti, io presi la fascia da capitano proprio da Antonello Riva, quindi non era semplice, non era semplice. Infatti, i primi anni non è stato facile. Però devo dire la verità: la società fu brava, intelligente a mettere subito le cose in chiaro.
infatti dopo l'arrivo nostro, diciamo, il mio, quello di Bodiroga, di Fuccica, De Paul, Cantarello, Pilutti, mi misero subito la fascia di capitano, dicendo subito, guardate, questa è una nuova cosa, nuovi giocatori, ricominciamo, ripartiamo, ma la società, l'Olimpia è l'Olimpia. Infatti poi dopo, piano piano, i tifosi si sono affezionati alla squadra, perché onestamente eravamo una bella squadra, e vincemmo il campionato nel 96, e fu anche lì, sicuramente non era come nel 91 a Caserta, perché è stato un caso nazionale, invece Milano era abituata a vincere i campionati. Io mi ricordo nel 91 siamo tornati a Napoli, e all'aeroporto di Napoli c'era tutta Caserta. Nel 96 abbiamo vinto lo scudetto, fuori al forum c'erano 20 persone, cioè voglio dire, era totalmente diversa la cosa, però rivincere il campionato a Milano è stata anche per me una grandissima soddisfazione. Immagino. No, scusa, volevo interrompere, perché la grandezza poi di alcuni giocatori come Nando è quello di riuscire a vincere in piazze diverse. Normalmente un campione si crea il nido nella propria piazza, si trova l'allenatore giusto, i compagni giusti, e cerca di aprire poi un ciclo. Nando ha vinto a Caserta, dove era impensabile che in quel periodo, cioè il basket in quel periodo era Milano, sì. Bologna, Varese, Cantù, Benetton, Treviso, questo era il basket, il basket importante era quello, vincere a Caserta è stata una cosa straordinaria, giustamente tutta Caserta era lì. Poi si è sposato a Trieste. Lì non avete vinto, ma quasi. Sì, abbiamo fatto la semifinale con Bologna, è vero. Ecco, lì non avete vinto, ma quasi, poi a Milano avete vinto, poi ti sei spostato in Grecia e hai vinto, sì. E hai vinto anche la Coppa dei Campioni. Cioè, sì. Creare un nucleo di vincente in qualsiasi società, in qualsiasi squadra, è una cosa difficilissima, perché tutti giocano, tutti vogliono vincere, ma ne vince uno solo. Ricreare un gruppo vincente in quattro società diverse è una cosa straordinaria, insomma, ecco, questo è importante. Sì, non è stato facile, sicuramente quello del 91 a Caserta, dopo, ci sono voluti 10 anni, anche perché crescere era una società dove faceva crescere i giovani, se voi pensate che noi eravamo una squadra con i due stranieri, più dell'Agnello che erano 6 anni, 7 anni, viveva a Caserta, eravamo tutti casertani o campani, quindi la società è nata con questi determinati giocatori e siamo arrivati fino alla vittoria finale. Andare a Trieste, che già era un nucleo importante di giocatori, passare a Milano, che aveva ancora dei giocatori, mi ricordo Sambucaro, Portaluppi, Sconocchini, quindi era già un nucleo di giocatori già importanti, è stato un po', tra virgolette, più semplice. Andare al Panathinaikos, dove all'epoca era una squadra con fuoriclassi proprio di livello mondiale, non dico è stato facile, ma era, diciamo che il campionato si vinceva a mani basse. L'Eurolega è stato un po' più difficile, perché chiaramente, come diceva Mario, c'erano squadre, tutti volevano vincere, Barcellona, Real Madrid, FS Pilsen, che era fortissima, Maccabi Tel Aviv, dove noi facemmo la finale, non è stato semplice, però... Onestamente, vincere in situazioni diverse, con personaggi diversi, modo di giocare diverso, perché in Grecia si gioca una pallacanestro diversa da quello che si giocava in Italia, non è stato semplice, però devo dire la verità, con grandi campioni si riesce sempre a fare grandi risultati. Poi non dimentichiamo 10 anni di nazionale, comunque nazionale, sì. Italiana. E l'altra cosa che volevo un po' presentare era, o meglio che ci presentassi tu e il tuo, l'esordio, diciamo, quello che ha un po' sancito la tua carriera. Quindi la partenza con Caserta, che vince contro Cantù, e tu esordisci a 16 anni. Sì. Ma sai, è stato un anno un po' particolare, anche perché noi quell'anno... facevamo la Liga 2 e arrivò questo signore Tanevic, che allenava la nazionale slava, e lui la prima cosa che fece chiaramente mandò via tutti i vecchi giocatori
tra cui due o tre casertani, infatti successe un casino, e lì se tutti i giovani, voleva vedere tutti i giovani del settore giovanile. A Caserta all'epoca avevamo un bel settore giovanile, avevamo una bella foresteria, avevamo quasi 20 a rotazioni, io ero il decimo con altri giovani, eravamo a rotazione, e arriviamo, vinciamo subito il campionato di Lega 2 con Oscar, chiaramente avevamo un giocatore come Oscar che faceva 50 partita, era molto più semplice vincere. Infatti vinciamo il campionato subito al primo anno, e poi ci presentiamo l'anno di A1, io ancora quasi 17 anni, ancora 16enne, andiamo a giocare questa partita a Cantù, dove sai, io voglio dire, mentalmente dovevo fare il riscaldamento e fare l'ultras dalla panchina. A un certo punto, secondo tempo, quintetto iniziale mi butta dentro, dice, ma questo secondo me è sbagliato, non mi... no, vai dentro, gioca, fai quello che vuoi, sai giocare, buttati dentro e gioca, figurati. Mi ha messo proprio a... infatti appena sono andato in campo ho fatto quello che mi è sempre piaciuto fare, onestamente non guardavo chi c'era dall'altra parte, io Marzorati l'avevo visto per televisione le partite con la nazionale con Cantù quando vinceva le Coppe dei Campioni, però non era il fatto di fare la sfida con Marzorati, per me era andare in campo e cercare di non fare brutte figure, perché la mia paura era quella di perdere palloni, e quindi la mia paura era quella. Poi piano piano ho preso fiducia e cioè, è andato anche abbastanza bene. Sì, infatti, gli allenamenti con Boscia com'erano? Lascia stare, Mario. c'ho problemi alla schiena ancora oggi. massacranti. Gli allenamenti erano duri, erano tosti, c'era grande, però ti devo dire la verità, ti divertivi, andavi agli allenamenti e ti divertivi, perché lui è stato un allenatore duro, è stato un allenatore che vuole tanto dal giocatore, però ti rispetta, ti ascolta, ti dà fiducia, ti fa giocare, quindi voglio dire, crede in te e ti alleni volentieri. Voglio dire, se lui ti diceva buttati lì, tu ti buttavi, perché alla fine ti premiava, questo è importante. Ma nella tua famiglia chi è stato, da dove ti è arrivata la passione? C'era già qualcuno in famiglia o siete stati... Ma guarda, ti dico la verità, la passione della pallacanestro è scoppiata a Caserta, perché c'era questa famosa Juve Caserta che bazzicava in squadre minori, Serie C e cose varie. Il presidente Maggiò, il vecchio cavaliere Maggiò, comprò una squadra del paesino vicino a Caserta, che era Maddaloni, che era una squadra di Serie B, prese i giocatori più importanti e fece la squadra di Serie B. E vincemmo il campionato di Serie B. Tutti i giovani ragazzi, voglio dire, ragazzini, chiaramente noi giocavamo a calcio, quattro pietre in mezzo al campo, in mezzo alla terra, lì, un pallone, giocavi a calcio. Pallacanestro non si conosceva neanche. Questa Juve Caserta incominciò a fare il campionato di Serie B, tutte le scuole incominciarono ad adottare poi queste strutture all'aperto di basket, e noi ragazzi cominciamo a provare questa famosa pallacanestro. Si scavalcavano cancelli e tutto, perché le scuole erano chiuse, e per giocare a pallacanestro. E così è iniziato. Mio fratello ha iniziato a giocare nel settore giovanile di Caserta, io poi piano piano ho seguito, e dietro a me chiaramente è iniziato anche Enzino, perché io e Enzino abitavamo di fronte a Caserta. Io ho un negozio a Caserta e Enzino abitava di fronte a me, e andavamo insieme a allenarci, andavamo chiaramente a piedi o in bicicletta in queste palestre a fare pallacanestro, ma era più la curiosità, perché noi ragazzini all'epoca al sud Italia si conosceva solo il calcio, non il basket, e così è iniziata questa passione. Ma la cosa che mi colpisce più di tutto è che la passione poi porta quattro membri della famiglia Gentile ad essere dei campioni di basket, essere arrivati, mi riferisco a tua sorella, ai tuoi figli, sì, non so se anche tuo fratello a questo punto è arrivato a dei livelli... Però non è normale che tutta una famiglia arrivi, vuol dire proprio che lo sport e la pallacanestro in particolare era ben radicata in quella famiglia. Sì, quel periodo era a Caserta, si giocava molto a basket, perché chiaramente era lo sport, la novità, ed era, vedevo tanti ragazzi giocare a pallacanestro per strada, nei campetti all'aperto, veramente molto molto bello. Noi stranamente in famiglia, mio padre è stato un elettricista, aveva un negozio di elettricità, mia mamma una casalinga,
Sì, si vedeva il calcio, ma la pallacanestro no, non si conosceva neanche. Stranamente, poi dopo è iniziato mio fratello, poi dietro io, poi è iniziato mia sorella, e poi, come accade in tutte le cose, anche i miei figli si sono appassionati a questo sport, che tra parenti hanno iniziato anche loro giocando in Grecia. Giocavano da comunitari, perché in Grecia io giocavo da comunitari, i miei figli giocavano da comunitari alle rispettive squadrette. Poi dopo ci siamo trasferiti a Udine, a giocare a Udine, e chiaramente i miei figli hanno iniziato a giocare a pallacanestro. Ma mai pensare, onestamente, una famiglia che con lo sport non c'entrava niente, avere persone che giocassero a pallacanestro a buon livello. Certo, ma il valore, a questo punto iniziamo a entrare un po' nei valori, il valore dello sport per una famiglia. Cosa rappresenta? Perché è così importante? Io sono uno che crede fortemente nei valori dello sport e soprattutto come anche leva per l'educazione. Immagino che... Ma prima di tutto questo è uno sport di gruppo, quindi la conoscenza di tanti ragazzi, di tante amicizie, tra virgolette, all'epoca, come oggi, anche uno sport pulito, uno sport dove... ci si va in palestra, ci si allena, si conoscono ragazzi, si confronta, oggi ancora di più, perché all'epoca eravamo tutti italiani, oggi invece si trovano ragazzi di tutto il mondo, voglio dire, ci sono settori giovanili che fanno proprio questo, quindi secondo me è uno sport che fa bene crescere insieme, perché poi tra virgolette c'è competizione, che è giusto che ci sia, c'è amicizia. Io ancora oggi con i ragazzini, io quando torno a casa, ora che sto a casa più spesso, mi vedo spesso con i miei coetanei dell'80, dei ragazzi, dei cadetti, juniores all'epoca, quindi siamo rimasti amici ancora oggi, che siamo cinquantenni, e spesso ci vediamo e andiamo magari a bere insieme, a mangiare insieme. Questa è una cosa che ti rimane per tutta la vita. Perché un genitore dovrebbe sostenere la passione per lo sport del figlio e quindi incoraggiarlo, non mettersi, diciamo, di traverso in alcuni casi, ma sostenerlo? Basta, questa è una situazione un po', tra virgolette, strana e anche difficile da capire. Ripeto, io ho iniziato a giocare, mio padre faceva l'elettricista, non sapeva neanche cosa fosse la pallacanestro. Quindi il mio allenatore all'epoca, Marcelletti, nel settore giovanile, non ha avuto mai nessun tipo di problema. Io, che ad oggi lavoro un po' nel settore giovanile, ho lavorato con Caserta, con Milano, con Maddaloni, e quest'anno stiamo ricreando un nuovo settore giovanile a Caserta, capisco che non è semplice, però... è indispensabile, è importante anche collaborare con i genitori e far capire ai propri genitori che si devono fidare soprattutto di noi, della struttura. È chiaro che noi ci dobbiamo mettere a disposizione qualsiasi cosa, perché la cosa più importante quest'anno, come ho detto a Caserta, la cosa più importante è le strutture, il reparto medico, gli istruttori che hanno capacità sia tecniche che umane di un certo tipo. Perché i genitori vogliono essere assicurati, perché quando vanno in una struttura sportiva vogliono essere assicurati. Noi quello che abbiamo fatto qui a Caserta era proprio quello. Onestamente non è semplice. Ora fare la guerra ai genitori che devono stare fuori dalle palestre, non devono rompere le scatole, onestamente non è bello. Io ho sempre cercato di avere una collaborazione con i genitori, perché voglio conoscere il ragazzo, perché chiaramente io lo vedo in palestra, lo vedo 2 ore, 3 ore, però non so, posso conoscerlo tecnicamente, lo posso conoscere col tempo, però il genitore è sempre il genitore, quindi io cerco l'aiuto del genitore per capire che tipo di ragazzo è, come prendere il ragazzo, come parlare con il ragazzo in determinate situazioni. Quindi secondo me quando il genitore si sente coinvolto in questo progetto per cercare di far crescere il ragazzo nel miglior modo possibile, essere chiari con i genitori, perché chiaramente nello sport non tutti nascono campioni, non tutti possono arrivare alla Serie A, ma c'è la Serie B, c'è la Serie C, ci sono tanti altri livelli. È chiaro che tutti lavorano per cercare di far crescere il proprio figlio, il proprio giocatore ai massimi livelli, ma nessuno ci diventa
fuori classe, nessuno diventa un fuori classe, non c'è scritto da nessuna parte. E devo dire la verità, io da genitore sono stato anche un po' da parte quando i miei figli hanno iniziato a giocare a pallacanestro, perché sai, c'è sempre la storia, il figlio di, io li ho lasciati crescere da soli, perché poi Alessandro a 13 anni è andato a Treviso alla Benetton, quindi ha fatto un percorso di vita da solo, anche se noi ogni tanto andavamo, perché giustamente un ragazzino di 13 anni bisogna seguirlo, Stefano uguale, però devo dire che io ora da istruttore, organizzatore, team manager, general manager, non faccio il presidente perché non ci metto i soldi. Neanche io, speriamo. cerco di avere collaborazione con i genitori, questa è la cosa più importante, perché alla fine ci vuole collaborazione per far crescere il ragazzo sia a livello umano sia a livello tecnico, cercare di portarlo al top, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi. Non ti sei mai lamentato quindi con gli allenatori, perché tuo figlio facendo questa domanda perché c'è qualcuno che chiede: hai mai criticato gli allenatori dei tuoi figli davanti a loro o hai sempre cercato di star fuori? Chiaramente sono esclusi Montefusco e Avvantaggiato, che non possono far parte di questa. Io ti ho mai detto qualcosa? Assolutamente no. Poi su questo mi piacerebbe un giorno chiedere anche a Stefano o ad Alessandro, cioè non ho la controprova di questo. No, per l'amor di Dio, mai. Anzi, loro lo sanno, chi mi conosce lo sa che io sono stato sempre il primo a dargli addosso sia a Stefano che a Alessandro, loro lo sanno benissimo. Possiamo verificare questa cosa, Iron? Abbiamo possibilità? Io direi di sì, a questo punto facciamo intervenire l'ospite per la domanda. Beh, io direi onestamente che ci sono certi allenatori che invece le loro dosi di critiche le hanno avute. Il primo su tutti sicuramente Avvantaggiato. Se lo merita, è normale. Io volevo verificare subito questa soluzione, Nando, perché non mi fidavo delle tue parole. Mai. Loro lo sanno, anzi. No, troppo ai figli, poco agli allenatori. Ecco. Senti, posso svelare una cosa, visto che ci siete tutte e due? Me la fate svelare, visto che io e qualcuno che vi sta seguendo, perché Montefusco ha scritto in diretta, e lo pseudonimo Giovanni Franceschini, Ale, e chiaramente era per non svelare a Nando la presenza del figlio, e io ricordo, ahimè, una partita under 18, Stefano, aiutami, in quel di Vigevano, dove lo scappone, lo ricordo. Puoi eventualmente raccontare tu che cosa è successo e poi diamo la versione del padre, visto che di valori si parlava e lì comunque Nando ancora una volta ha fatto vedere che c'erano dei valori, perché non è andato a difendere il figlio, devo essere sincero. Allora è successo questo, il grandissimo Enrico Montefusco è sempre stato una persona pacata soprattutto con gli arbitri. a metà tempo ha avuto, diciamo, una piccola disquisizione con l'arbitro del momento e si stavano scambiando delle vedute per quanto riguarda massimi sistemi, e quindi sono partiti due kit and mort veloci. E diciamo di conseguenza l'arbitro ovviamente rientrato poi dopo in campo non era molto contento e per fargliela pagare mi ha espulso a me. Io non avevo fatto niente, sono stato sempre bravissimo. E quindi dopo che mi ha espulso, io ovviamente, a parte che era un periodo dove ero particolarmente nervoso, cioè avevo le mie cose, sono andato in spogliatoio e tipo ho dato un calcio a qualcosa. Dando un calcio a qualcosa ha fatto un rumore come se avessi spaccato la palestra, cioè come se la palestra fosse implosa. Però in realtà non avevo rotto, cioè non avevo fatto niente. Ma ad un certo punto vedo questa figura avvicinarsi e così, e poi dopo si è sentito un altro rumore che però io non l'avevo fatto io, era la mia faccia che aveva fatto quel rumore.
La cosa bella è che in quel momento dalla panchina coach Montefusco mi ha detto vai a vedere cosa succede. Io sono entrato, ho visto Nando entrare nello spogliatoio con Sei Stefano, ho uscito. chiuso la porta e sono uscito, ho detto tutto a posto, tutto. Tutto a posto, Harry, non c'hai un giocatore per i prossimi 3-4 mesi, tutto a posto. Sì, diciamo che a casa mi è sempre detto mazze e panelle fanno i figli belli. E adesso c'ho un figlio mio e non dico che funziona così sempre, però sicuramente un figlio fino a che veramente non diventa adulto, e ogni volta adulto può essere anche a 14 anni, così come può anche non esserlo a 30, e va indirizzato e a volte ci vuole anche, diciamo, una virata brusca, ecco, non per forza sempre coccolato, perché poi alla fine Guarda, se non lo fai tu lo faccio io, ti la preoccupare. vita non ti coccola sempre. Posso condividere un attimo una foto con voi? Allora, Addirittura le foto. una foto, sì, Quella con i perché capelli. Quella con i no, no, capelli. non è dei due ragazzi. Arrivo, eh? Aspetta, metto gli occhi. Oh. Si vede? Sì. Ok, ecco qua c'era il intanto se quanto serve la Kazim per aver successo nello sport e poi se Nando ci tracci un profilo e ci dici chi dei due ha più Kazim, ma perché da fuori abbiamo qualcuno ha anche un'impressione magari diversa, però conoscendoli può essere che poi non è sempre così la questione. Ma partiamo che dal nome Kazim, che tanti magari l'hanno sentito dire, parlano e dicono, ma non capiscono. È una parola un po' particolare, un po' strana, che nel sud Italia vuol dire un po' di tutto, vuol dire furbizia, vuol dire figli di, vuol dire sveglio, vuol dire tante, tante piccole cose. E devo dire la verità, dato che dalle nostre parti, chiaramente, se non hai questa famosa cazzimma ti mangiano, e quindi tanti, tanti noi ragazzi che siamo vissuti, cresciuti in strada, era fondamentale avere questo tipo di cazzimma, se no altrimenti venivi messi da parte. Per dire, anche giocare nel campetto all'aperto del 3 contro 3, se perdevi, dovevi aspettare il turno, ti passavano 2 o 3 ore, quindi prima di perdere facevi di tutto per vincere, per rimanere a giocare. Quindi questo modo di combattere per qualsiasi cosa con questa famosa cazzimma è una cosa che ti viene dentro, ti viene dentro. E devo dire la verità, tra Stefano ed Alessandro sono due ragazze che sicuramente sono nati giù da noi, ma l'età giovanissima, Stefano ha 3 anni, Alessandro appena 8 mesi, siamo andati via da Caserta. All'inizio, nella loro crescita tra Milano, Atene, ritorno a Udine, a Reggio Emilia, questa cosa ci stava o non ci stava. Poi Dai, dopo eravamo un po' esperienza. fighettini, dai, un Sì, po' fighettini milanesi. Bravo, quindi, fighettini. la cazzima ce l'ha Nando. No, cazzina, però devo dire la verità, poi l'ho portata a casa. Acquisita. Sì, l'ho portata a casa, io ho fatto fare un po' di scuola, perché poi Stefano ha fatto qualche anno di elementare, anche Alessandro, e devo dire la verità, ci hanno messo poco a capire, sia a parlare napoletano che a capire cosa fosse la cazzina. Devo dire che un po' in campo si vede, ogni tanto ce l'hanno e si vede. Devo essere sincero, direi che la Kazim è nel DNA dei Gentili, eh? Non c'è possibilità di poter dire diversamente, quindi... però secondo me non hanno preso solo da Nando, fatemi spezzare, cioè non è che solo il papà c'ha la Kazim, perché è facile, o Stefano sbaglio, cioè uno prende la Kazim del papà, ma prende la Kazim anche della mamma, e onestamente la famiglia Gentile, a fianco a un grande uomo c'è sempre una grande donna, perché sennò è difficile, hai Cioè, visto che non mi una santa sente. donna. Una E santa, beh. qui sarei arrivato anch'io perché sicuramente in una famiglia dove tra l'altro c'è cioè basket che esce dai pori della pelle, mi chiedevo se la mamma, che sicuramente sarà stata importantissimo nell'equilibrio della famiglia, se
Poi si è appassionata anche lei al basket, tanto magari da entrare nei vostri discorsi tecnici, oppure se ha avuto un profilo più insomma, sorvolava su certi aspetti. No, diciamo che mia moglie, all'epoca quando ci siamo fidanzati, ti dico, io 15 anni, lei 14, ci siamo sposati a 20 anni, devo dire che lei era tutta un'altra cosa, cioè, lo sport per lei era, sì, faceva danza, faceva pattinaggio, ma il basket, il calcio, niente. Devo dire che poi anche lei si è appassionata a questo sport, mi ha seguito sempre i figli, ma lei era addetta allo studio, perché poi sia Stefano che Alessandro sono diplomati, Stefano ha fatto anche un po' di università, quindi mia moglie era destinata allo studio. Io allo sport, mia moglie allo studio. A casa non c'era mai tregua. No, O ci si allenava o si studiava. tutte e due, cioè gli studi e da lei. sì, perché poi anche questo aspetto è sempre importante, il No, rapporto fondamentale, scuola-sport. fondamentale, fondamentale, anche perché la pallacanestro non è solo saltare, correre e tirare. Senza la testa la pallacanestro non si può giocare. Qualsiasi sport senza testa non si può praticare, onestamente. Ma Alessandro non c'è. Dove sta Alessandro? Arriva, era cena, stai calma, arriva la Ah, carta, certo. cosa si chiama questa? Senti, ma A invece Madrid si fa la bella vita. abbiamo le prove di una partita in secondaria al Palalido, e qui anche qui Montefusco mi ricorda questo aneddoto. Stefano giustamente ricorderà anche lui, schiacciata di Stefano con Alessandro che prende la palla e guarda male voi che stavate battendo le mani a Stefano. Stefano, che Enrico di nella storia, perché non è che poi, con tutto il bene che voglio a Stefano, non è che schiacciava sempre, però contropiede, schiacciata è stata, no? Che dici? Beh, quella è stata l'ultima che ho fatto, penso. E Alessandro ha risentito da questa cosa, senza battere le mani a sé, ma era un momento particolare. Diciamo che loro hanno sempre detto che quando chi dei due gioca in casa tifano per quello che gioca in casa. In quel Esatto. caso eravamo a Milano in secondaria. Tra l'altro, quella palestrina ne ha viste di partite. Quella Quella palestrina è la era storia della Stoccolma. pallacanestro, è la storia della pallacanestro. La secondaria era veramente, può raccontare tutto quello che è accaduto in quel palalito, da Governa Mamma a mia. qualche gomito di Mecadù. Ma quando guardi le partite, Nando, Sì. dei tuoi figli, riesci a rimanere freddo e guardare la partita, giudicarla da un punto di vista tecnico, oppure alla fine sei concentrato più che altro sui movimenti loro e come sta andando la loro prestazione? Questo Guarda, bisogna chiederlo a Maria Vittoria, però. ti dico la verità, quando vedo le partite dei miei figli, soprattutto in televisione, mi agito molto e questa è una cosa che mi fa perdere anche il bello della partita, voglio dire, il godermi i miei figli che giocano a basket. E questa è una cosa che ci sto lavorando, perché è una cosa che non mi succede dal vivo. Quando sono lì dal vivo e li vedo, non mi capita. Quando sono in televisione, li vedo. Mi incazzo come una bestia perché, sai, voglio che vincono, che giocano bene, che stravincono, che giocano strabene, però Canestri capisco anche, decisivi. no, perché, però capisco pure che chiaramente si può giocare male, si può perdere e ci sono giornate sì e giornate no, perché mi è capitato pure a me, però non riesco ad essere certe volte equilibrato su queste cose. Preferisco tante volte non vederla. Aspetto il risultato, mi metto lì col cellulare a vedere il risultato alla fine. Però magari me la vedo E dopo. dopo la vedi con calma, Sì, certo. sì, Più sì. freddo. Stefano, e invece cosa dici di un papà allenatore come Sacchetti, Brian e papà Sacchetti? Ma penso che io li conosco relativamente, nel senso ci ho giocato contro sempre, sempre ricevuto da loro massimo rispetto e sempre dato a loro sempre massimo rispetto, però allo stesso tempo di persona non li conosco, quindi ti posso dire poco. Per quello che posso intuire, credo che abbiano
un rapporto con la pallacanestro differente dal tipo di rapporto che abbiamo io con la nostra famiglia. Cioè, per noi la pallacanestro è quasi una religione. In casa si parla solo di pallacanestro, praticamente. Mia mamma tutte le volte fa: ma dobbiamo sempre parlare di pallacanestro, ma dobbiamo sempre guardare pallacanestro. Cioè, qualsiasi cosa, anche in televisione, durante il lockdown non c'erano partite, c'erano, non so, vecchie partite. Ogni tanto in televisione passavano quelle e mia mamma tutte le volte diceva: ma perché dobbiamo guardare sempre questo pallacanestro? Basta, ci siamo scocciati di questo pallacanestro. E quindi credo che, non so nella loro famiglia com'è, però non so se proprio se sia così, ecco. Ma avrebbe funzionato un allenatore Nando Gentile con Stefano in campo? Ma no, relativamente io l'ho passato mio papà come allenatore, perché a Imola, ecco, vedi, tornando al discorso di prima, pensa che a Imola lui allenava la squadra e non mi faceva giocare perché la squadra non stava andando tanto bene, quindi per proteggermi, tra virgolette, dalle critiche, non mi faceva giocare, nonostante magari io potessi anche giocare, cioè l'allenatore che è arrivato dopo mi faceva giocare di più. Ah, certo, capisco questo anche per non far vedere favoritismi uno. Io non capivo, io mi Tu non allenavo. capivi giustamente anche tu, per però 16 anni che doveva capire, ancora. Ma se torniamo un po' a quello che è il rapporto i genitori in palestra, nello sport. In quali aspetti un genitore può intervenire? Forse è meglio che intervenga e perché in quali aspetti può aiutare il figlio, invece dove proprio non deve intervenire, non può intervenire in questo rapporto. Allora, secondo me, come dicevo prima, non esiste una regola magica, non esiste un argomento per il quale devono intervenire o non intervenire. Bisogna essere super intelligenti e allo stesso tempo essere anche super fortunati, perché non sai mai come può reagire un figlio, non sai mai la situazione in fondo, perché non conosci tutte le dinamiche. Sicuramente non sai quello che ti sta passando per la testa tuo figlio, è impossibile sapere quello che ha fatto tutta la giornata, seguirlo tutto il giorno, o seguirlo tutti i mesi, o tutto il tempo che si è allenato, con chi ha parlato, eccetera, eccetera. Quindi bisogna avere una sensibilità e un'intelligenza sicuramente fuori dal comune per capire quando serve il consiglio, quando serve la guida, quando serve il cercare di mettere il proprio figlio sulla strada giusta affinché lui possa imparare da solo. Perché in realtà, come tutti noi sappiamo, se qualcuno ti dice qualcosa o un consiglio, tu provi a seguirlo, però finché non ci sbatti la testa è difficile che cambi il tuo atteggiamento. Quindi, secondo me, la cosa più importante è cercare di mettere il proprio figlio sulla strada giusta perché possa capire le cose da solo. Certe volte magari fagli sbattere la testa, però essere lì pronto, perché sai che sbatterà la testa e in quel momento lì sei pronto magari a metterci un cerotto, ecco. Certo, ma immagino poi il sentire, a parte la vostra esperienza, dove poi un padre che è stato campione, quindi magari ancora di più, quando dalla tribuna ti può lanciare qualche urlo, cioè questa cosa penso che possa. Anche nei genitori, diciamo, delle nostre giovanili, dove non ci sono, a parte Mario, campioni di questo sport, però credo che non metta nelle condizioni anche al ragazzo di dare il meglio e di giocare un po' più serenamente. Ecco, poi Sì, magari il basket dei è tutto momenti. quello, devi giocare con la testa libera nel momento in cui senti già sai un po' la pressione della partita o comunque il fatto, sai, che stai giocando, se hai anche da pensare a qualcosa che è esterno alla partita sicuramente non ti aiuta. Infatti, se devo portare un esempio, Marione si spella le mani sempre per suo figlio quando gioca. È sempre vero. Immagino, No, immagino. purtroppo per lui non è proprio così. Così. Vabbè, però diciamo che do dobbiamo tutti, perché poi in tutte le nostre, in tutta la nostra passione a volte c'è questo.
finire in portare quello che pensiamo essere il giusto consiglio al figlio che c'è in campo, in realtà probabilmente è il modo più sbagliato per Sai, intervenire. c'è sempre, io quello che dico ai genitori, anche ai figli, ai ragazzi, tutti, c'è sempre una verità, nel senso che c'è il campo non mente, il campo parla. Quindi che un genitore possa dire mio figlio è buono, non è buono, è fuori classe, non è fuori classe, il campo parla. A prescindere se un istruttore è bravo, non è bravo, se il papà capisce o non capisce. Il campo parla. Se uno sa giocare, si vede in mezzo al campo. Se uno ha possibilità fisiche e tecniche per poter giocare e fare questo sport a alto livello, si vede. C'è poco da dire, c'è poco da fare. A prescindere se c'è un buon istruttore o un ottimo istruttore, o c'è un padre che capisce o non capisce. Quindi io quello che dico sempre, io posso, ci metto tutta la buona volontà per cercare di capire il ragazzo, cercare di farlo crescere come uomo e come atleta. Però il campo parla, quindi io non posso buttare un giocatore in campo che non sa giocare e dire no, questo diventerà un fuoriclasse, perché sto facendo veramente un danno al ragazzo. Io ho una domanda perché mi piacerebbe capire da Stefano com'è avere da padre un grande playmaker e da allenatore un altro folle grande playmaker. E tu Ah. come la senti? Come ti senti quando devi fare in questo? Ma io, secondo me, sta andando così bene perché, essendo abituato ad avere Nando, sono abituato sono abituato a tutto. No, a parte gli scherzi, io nella mia carriera ho sempre cercato di far tesoro di imparare un po' da tutti, dal primo all'ultimo, che sia un ragazzino che secondo me sa fare una cosa meglio di me, che sia il più grande campione. Quindi, ovviamente, quando hai un grande campione, comunque un grandissimo giocatore che ha fatto la storia della pallacanestro italiana che ti allena, cerchi di carpire il più possibile e di imparare i movimenti, di imparare magari come muoversi in anticipo. Per esempio, il Poz, tutte le volte che magari ci fa vedere qualcosa, una lettura o qualcosa sul campo, e lui si muove sempre un attimo prima. E quindi secondo me il carpire queste cose qua mi dà un vantaggio, perché poi dopo in partita gli rubo queste cose, no? Gli rubo questi segreti, ma sono abituato a rubare questi segreti, perché comunque quando guardavo mio papà giocare io Era esattamente lo lì. copiavo poi dopo nel cortile della nonna, quindi è una cosa che mi viene naturale. Perché in fondo poi anche un po', tra virgolette, la sfortuna di Stefano è stato anche avere lo stesso ruolo del padre. Almeno l'altro si è messo a fare qualcosa che era un ruolo differente. Questo povero Stefano doveva per forza giocare playmaker come quell'altro, cioè avevi una Non pressione. potevo uscire 2-5, 2-7, cioè doveva Ma essere per forza poi meno 90. è uscito pure con la mano destra, devo uscire con la mano Eh sì, sinistra. infatti stavo dicendo io quello. Papà Doppia Mancino, sfiga. invece tutti e due figli Doppia sfiga. naturali destri. Ma vi capita mai magari vi è capitato molto di più in passato, ma di fare due tiri insieme, giocare Ah, tutta voi l'estate, tre, tutte le estate? è chiaro, a casa abbiamo canestro, tutto, d'estate si fa. Ora siamo arrivati a fare gare di tiro, perché io non mi muovo più con questi problemi fisici che ho e con la panza che ho ora, non mi muovo più. Però fino a poco tempo fa erano botte, ma vere, perché poi chiaramente chi vince e chi non vince. È chiaro che poi quando ti vai a scontrare con Stefano, bene o male, la stazza fisica è quella, con quell'altro ci Vedi? massacrava tutti e Sembra due, sfiga. perché quello è un animale. E quindi, ora che si è messo un po' a dieta, sta bene, sta più. Ma all'epoca, voglio dire, erano botte vere. Ma poi tutta l'estate è così, eh? Invece Quest'estate abbiamo fatto solo uno contro uno, finito ogni allenamento, mezz'ora di uno contro uno. uno contro uno, sì. Vi racconto questo episodio perché lo posso svelare. Alessandro, tu l'hai visto in diretta. Domenica organizziamo un evento a Lecce in memoria di mio papà e questi tre furboni, perché in realtà l'avevano organizzata perfettamente, all'intervallo sfidano in una gara di tiro da metà campo Danilo Gallinari. Ma vi posso assicurare che Stefano Alessandro, che li ho avuti entrambe, quel tiro lì
è come tirare un tiro libero, perché per loro era il classico tiro di fine allenamento. Questi tre furbacchioni hanno fatto la scommessa, e l'hanno fatta con Danilo Gallinari, scommettendo dei soldi che dovevano essere poi regalati all'associazione, e continuavano a sbagliare ininterrottamente finché quell'altro non faceva canestro per fargli mettere questo fuori. Questa è Cazzimma, vedi? Questo esempio è Cazzimma e Famiglia Gentile. Ma poi te l'ha dato i soldi di far notte. Ma ti ha dato i soldi Danilo poi? Per favore non facciamo queste domande. Non è pertinente all'argomento della riunione. Ora questo contrattino che ha rifirmato qualche soldo per... io ricordo bene che la sera invece facemmo una raccolta fondi e che la Famiglia Gentile ancora una volta dimostrò la Cazzim dando all'associazione oncologico pediatrica un po' di soldini, quindi ancora una volta la conferma della Cazzim che non è solo quella Cazzim che la gente dice solo per quando deve dire le cose brutte, cioè quando c'è la cosa bella. Va bene. Dobbiamo forse lasciare il papà Gentile che, e non il nonno con cui rubiamo ancora qualche minuto. Ma dove è il bambino? Non lo vedo. Adesso te lo, adesso te lo faccio vedere che santo sta dormendo. Questo è questo è uno scoop, che spettacolo, però c'ha la mano destra alzata, non è la sinistra. Questa già gliel'ho detto, non mi piace, butta giù la mano, alza l'altra. Nando, chiama anche la nonna che deve vederlo. Giorgio, ovviamente Giorgio. Ha una magliettina di pura pressione. Subito. Questo deve capire subito che, sperando che sia come governa qua un pivottone, Dio buono. Basta premegare. Ora dove, un pivottone ci vuole. Dove lo facciamo esordire il piccolo Jordan? Adesso lo facciamo esordire dentro casa con, uno contro uno con i cagnolini, poi vediamo. Ora qualche anno di scuola elementare lo devi fare qui a Caserta, perché deve un po', sai, la Cazzim deve prendere un po' qualche, abbiamo già parlato, deve imparare l'educazione prima di andare a scuola dalle suore dei primi anni di elementari. E poi le medie subito a Santa Maria Vico / Mattaloni che lo aspettano fuori con le cinture, così subito deve imparare. Così si sveglia un attimo, così incomincia. Deve imparare subito il dialetto, subito. Va bene, signori, io vi saluto, che mi aspetta. Grazie Stefano. Grazie Stefano. Per la sorpresa, adesso qualcuno diceva che non avevamo presentato adeguatamente Stefano, ma sembrava insomma che... No, io mi chiamo Giovanni, non so. Giovanni Franceschini, ottimo. Stefano Gentile, figlio di Nando, chiaramente anche lui un campione che gioca a Sassari quest'anno, e niente, lo ringraziamo per la presenza. Grazie Stefano. Grazie a voi dell'ospitalità. Bocca al lupo per tutto. Un abbraccione a tutti. Ciao Marino! Stefano, un abbraccio, grazie. Ciao Stefano, grazie. Abbiamo una domanda ancora dal buon Maifredi, e il nome e il cognome dovrebbe fare un peso, Nando, perché Alberto Maifredi che ti chiede, ti piacerebbe tornare ad allenare in Serie A o hai deciso di dedicarti al settore giovanile? No, solo bambini, solo giovani ragazzi, bravi. No, ti dico, mi piace, è una cosa che io ho sempre fatto. Ho iniziato allenando il settore giovanile, poi ho fatto qualche anno in Serie A anche come assistente, ma ti dico la verità, mi piace più lavorare con i giovani. E questo è una bella cosa, e credo che... Anche perché il settore giovanile ora sono un po' bistrattati, un po' abbandonati, un po'... E vedere questi ragazzi che alla fine non sanno neanche dove andare a giocare... Mi dispiace, veramente mi dispiace, ripeto, noi quest'anno qui a Caserta abbiamo ricreato un po' quell'atmosfera che avevamo negli ultimi anni, abbiamo avuto negli ultimi anni a Caserta. Devo dire, i ragazzi sono appassionati, i genitori ci ringraziano, perché tante volte i ragazzini non sanno dove andare, dove giocare. Devo dire, non è solo l'aspetto pallacanestro, è anche vita. Quali sono le qualità più importanti per un settore giovanile? A cosa una società come la nostra, Socialosa, a cosa dobbiamo badare principalmente come aspetto
principale di... Tanto so cambiare allenatore, questo è quello che dico. Sarebbe stata scommessa di Armini a piatta d'argento. Un assist proprio io. È chiaro che i ragazzi, come ho detto prima, insieme ai genitori vogliono la tranquillità dei propri figli. Sapere che quando vanno in una struttura, vanno in una struttura sana, con gente per bene, gente competente, gente che ci tiene al ragazzino, ti ripeto, non solo per quanto riguarda la crescita cestistica, ma anche la crescita proprio del ragazzino, perché tanti ragazzini quando arrivano in quella famosa età di 13, 12, 13, 14 anni che non sanno cosa sono dei bambini, giovanotti, adolescenti, non è semplice, perché i genitori, noi genitori con i nostri figli facciamo fatica. Immaginate anche questi genitori che li portano in queste strutture e vogliono essere assicurati, oltre a fatto la conoscenza degli istruttori, l'organizzazione, tutto, vogliono un ambiente sereno e tranquillo. Quello è quello che io ho sempre cercato di dare ai genitori, questo tipo di tranquillità e sicurezza. Sì, è un po' quello che con difficoltà, ma che proviamo a fare, insomma. La famosa Mario, famiglia, diciamo, creare la famosa la famiglia. La grande famiglia socialosa. Sì. Mario in questi anni ha dedicato tantissimo tempo a creare, diciamo, a parte Paolo, un gruppo tecnico di rilievo, per cui degli allenatori che potessero anche portare la loro esperienza nella crescita tecnica del settore. Però poi il nostro è un formato di società che appunto non ha l'esasperazione di certi settori, di certo agonismo, e quindi un po' quello che dicevi prima. Mario forse vorrebbe qualcosa in più di questo. Beh, come diceva poi Nando, la questione è sempre la stessa. Poi le strutture sono fondamentali per riuscire a fare qualcosa in più e riuscire a mettersi completamente a disposizione dei ragazzi e dargli una preparazione migliore e sempre più adeguata per fargli fare, per chi ha possibilità, il salto di qualità e per gli altri rendere comunque al 110%. Il basket, come dicevamo prima, si può giocare in Serie D, in Serie C, in promozione, in Serie B, e comunque divertirsi, ecco. Però per arrivare a dei risultati ci vogliono le strutture, i preparatori, gli istruttori, ma soprattutto tante ore di palestra, perché con poche ore si ha difficoltà, insomma. Paramaggio c'è ancora? Purtroppo Mario, questo è un tasto dolente. Paramaggio purtroppo è chiuso, in vendita e sta cadendo a pezzi, perché è una struttura che è stata creata, come ben sapete, in pochi mesi e per tanti anni è stata la nostra casa. Ora vederlo così, ti dico, è una botta al cuore. E onestamente è anche difficile prendere in considerazione andare a Palamaggiò e lavorare, perché ha un costo di mantenimento fuori da ogni portata. Noi quest'anno abbiamo ricreato tutto nel vecchio palazzetto di Caserta, dove insieme a imprenditori, la prima cosa, come hai detto tu prima, abbiamo cercato di perché è un palazzetto degli anni 60, e ti dico, abbiamo ricambiato un po' i canestri, rifatto un po' la sala pesi, quindi abbiamo cercato di ricreare quell'atmosfera, quei vantaggi, quelle cose belle, per cercare di dare ospitalità, tra virgolette, di un certo modo, ai ragazzi e ai genitori. Il Palamaggio purtroppo è in una situazione catastrofica e andrà sempre peggio, perché non c'è una prima squadra. Onestamente, andare lì a giocare con una Serie C ha dei costi fuori da ogni portata, perché il palazzotto è ora in mano alla curatella fallimentare, e tenerlo in gestione è impensabile, veramente impensabile. Vabbè, Presidente, è un'ora che lo teniamo qua, se... No, c'è un problema.
Un'ultima domanda gliela voglio fare io, perché voglio che racconti un po' a tutta la famiglia Socialosa. Lui, a differenza di tanti che guardavano Maradona, Maradona andava a vedere lui. Ci racconti. Senza offesa. Come andava a finire questa cosa, perché me l'hai raccontata, ma secondo me è qualcosa di incredibile per come era nei tempi. Non abbiamo lo stesso spacciatore, abbiamo spacciatori diversi. Però devo dire la verità, in quegli anni il Sud Italia, tra sia noi che Juve Caserta, perché l'anno del 91 noi vincemmo lo scudetto, la Casertana andò in Serie B e Napoli chiaramente ci aveva Maradona. E Maradona veniva col suo entourage di circa 15-20 personaggi, tra cui c'era vari giocatori, perché poi c'era Careca, Lemao, Ciro Ferrara, venivano perché erano appassionati di basket e venivano il mercoledì sera a vedere le partite di Coppa. Noi all'epoca facevamo la Coppa Korać e venivano, e ti dico la verità, tutte le volte che lui arrivava si fermava la partita, cioè noi giocavamo, a un certo punto arrivava Maradona, c'era la tribunetta sua con tutti questi personaggi strani e si fermava la partita. Quindi il pubblico in piedi applaudiva a Maradona, gli altri fischiavano, fermati, c'è Maradona. poi dopo veramente c'è stato un bellissimo periodo, perché poi lui era, ora lo si vede in queste condizioni, però anche lui nel sociale ha fatto tantissimo qui da noi, perché lui tutte queste magliette, tutti questi gadget, lui non ha preso mai un euro, una lira, lui ha sempre donato tutto. Perché lui era così, sapete benissimo la storia di Maradona, però lui quando veniva al palazzetto veniva nello spogliatoio, faceva la riunione con noi, faceva il grido con noi, ci regalava maglietta, perché poi io ancora ce l'ho. Ora, a proposito, la mia maglietta è l'ho regalata, l'ho data a un ristorante napoletano, chiaramente a Milano, che ce l'ha nella bacheca, ma quella è la maglietta originale di Diego Maradona. E devo dire la verità, lui era un personaggio unico, veramente. Poi abbiamo fatto varie partite, calcio, basket, non te lo dico neanche. Io facevo canestro da tre con le mani e lui faceva canestro da tre con i piedi. Veramente era impressionante, cioè io non ho mai visto un personaggio del genere, Senti, prima di salutarti volevo leggerti un messaggio che è arrivato sulla nostra chat, perché credo, spero che sia anche è stato apprezzato appunto questo intervento, questo testimonia che la tua presenza è di Francesco Calcagnile. Dice: Nando, grazie per le emozioni che ci hai regalato in campo, sei un mito di questo sport. Mi è capitato di averti a qualche metro di distanza al forum e ricordo l'emozione indescrivibile. Grazie, grazie a te. Questo grazie è un po' quello che insomma, che vogliamo anche noi ringraziarti salutandoti, sei stato gentilissimo e abbiamo toccato un sacco di argomenti che spero facciano anche, aprano le menti anche dei nostri genitori e la speranza è che ci aprono anche i palazzetti, perché non ce la facciamo più. Ovviamente siamo tutti in grande attesa. Speriamo che lo facciano presto e tornare in campo è sempre la cosa più bella. L'invito a questo punto, Mario, se sei d'accordo, è che tanto lui da Milano ci passa, quando ha voglia di darci una mano per spiegarci come si attacca questo pick and roll, possiamo anche chiederlo. Non è male. Due cose le sa. Guarda, speriamo veramente che ci aprano, perché dobbiamo ricominciare con questi ragazzi, perché non se ne può più. Poi volentieri, figurati, poi io spesso passo per Milano, non ci sono problemi, assolutamente, assolutamente. Bene. Grazie Nando, un ciao abbraccio. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Nando, grazie. Ciao. Ciao, ciao.